tutti ragazzi, i giocatori speciali della Serie A come se piovessero, è uscito Giroud, versione Moment. Andiamo a vedere in game, non ho ancora preparato la schermata effettivamente, però intanto follow al canale YouTube ragazzi e andiamo in game a vedere se non ho cambiato la schermata, eccola qua, tutte le volte. Allora, eccolo qui, Olivier Giroud, francese del Milan. E però potrebbe non essere assolutamente male, perché gli ho dato un occhio veloce adesso e devo dire che qui potremmo vedere qualcosa di interessante. Peccato per i piedi deboli a 3 stelle, ma perché? Allora, abbiamo un giocatore di alto 1,93, quindi molto fisico, normale in attacco e debole 3 stelle. Mossa, abilità 4 stelle è buono, buono sicuramente. Andiamo sugli attributi, così ci facciamo un'idea di com'è il giocatore. Allora, abbiamo 86 di velocità, che non è male. Peccato per l'accelerazione, solamente 80, quindi occhio. Lo scatto è buono, sicuramente è buono, 90. Occhio che comunque è un giocatore molto molto alto e corpulento, quindi non può essere rapidissimo. Abbiamo poi il tiro a 90, buono sicuramente. Con finalizzazione 91, molto molto interessante. La potenza tiro 95, spacca la porta. Quindi se becca la porta, spacca. Quindi vabbè, a parte tutto. Anche la posizione di attacco 92 non è male, quindi è sicuramente buono. Attenzione ai passaggi. Se da un lato abbiamo un overall leggermente basso, il corto 85 è funzionale, nel senso che è un giocatore grosso, deve fungere da torre. Allora l'85 di passaggio ci può stare. Ovvio, non arrischiatevi nei passaggi lunghi o cose strane, quindi attenzione. Dribbling, anche perché è tardi debole. Vabbè. Dribbling, agilità 83. Abbiamo 85 di media con solamente 83 di agilità e vabbè, cosa possiamo farci? Controllo palla 88, dribbling 82. Poco, 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 poco. Vabbè. Difesa 46, non la calcoliamo, ce ne frega nulla. Fisico. Elevazione abbiamo 93, buona, 90 di media appunto, forza 95, giocatore molto fisico, aggressività 89, interessante sicuramente. Quanto ci costa l'SBC? Non ci costa molto, perché non ci costa moltissimo, ci costa un TOTV e una media 85, non è elevatissima, non è neanche bassa, un 100k se partiamo da zero. Allora, facciamo un ragionamento. Giroud è un giocatore che potrebbe essere da meta? No, troppo grosso, troppo poco agile. Però andiamo a vedere se c'è qualche alternativa valida della Serie A, soprattutto dato che sì, è francese, è ibridabile, però francesi forti da ibridare ce ne sono un pacco. C'è Beyeder, comunque Alessandrini, scusate non mi veniva, ce ne sono di francesi interessanti, non respiro più, comunque va bene così. Allora, cambiamo la schermata, andiamo su Footbin come sempre, vibro dopo del cellulare. Allora, posizione, togliamo il vibro, scusate ragazzi, posizione attaccanti, league Top 5 Serie A e ordiniamo per prezzo, giusto per avere l'idea più o meno. Allora, abbiamo Giroud, eccolo qua, 100 capparelli. Allora, non ci sono molte alternative in attacco nella Serie A, effettivamente è vero, anche perché Simeone non si muove, la versione Dlainer non si muove. Se non avete fatto Muriel, c'è da valutare effettivamente, cioè Martinez è esploso così tanto come prezzo, mamma mia, non credevo. Vabbè, c'è da valutare effettivamente di sbloccarlo, perché non abbiamo alternative a questo prezzo. Quindi se lo, cioè, no, a me non piace quel giocatore, lo ammetto, perché troppo grosso, troppo corpulento, tra di debole, a me non piace. Non ci sono molte alternative nella Serie A. Spero che abbiate sbloccato Muriel, perché lui sicuramente è più interessante di Olivier Giroud. Io non lo farei. Se non l'avete sbloccato, Muriel appunto, tenetevi i crediti,
e andate su qualcun altro. Allora, cercate magari di andare a prendere di Natale, arrivare magari a sbloccare Martinez se non vi costa nulla. Giroud purtroppo è un giocatore ibrido, cioè nel senso ha poco, secondo me ha poco appeal. Logico, anche nelle Serie A magari appena create, secondo me 100k così bloccati per un giocatore che potrebbe anzi darmi qualche problema di gestione in avanti, allora non ha senso. Piuttosto usate Simeone, lo usate finché non vi stufate, non avete raccolto i crediti per farvi un giocatore più interessante in attacco, come ad esempio Di Natale, allora sì, in quel caso qui cercatevi alternative. Io non ve lo consiglio Giroud, a meno che non lo fate a zero, avete lì roba da buttare, siete fan del giocatore, siete obbligati con una Serie A, non avete alternative, però ripeto, se dovete pagarlo io direi di no. Se invece è un giocatore che vi serve per tamponare dei buchi e cercare di tenere via i crediti per arrivare a Di Natale o Martinez, allora sì, però piuttosto che buttare i giocatori non scambiabili dell'SBC di Giroud, io li butterei Martinez, quindi facciamo un po' i conti. Quindi non ve lo consiglio, lasciate perdere, passate avanti, piuttosto Martinez, assolutamente, o via i crediti per Di Natale, se avete già Muriel, te devi Muriel, assolutamente. Torniamo in regia ragazzi, ho finito di respirare, raffreddoraccio, però va bene. Ok, fatemi sapere nei commenti ragazzi come sempre se l'avete sbloccato o meno, come vi trovate e come al solito follow il canale YouTube, mi piace il video e niente, ciao a tutti al prossimo filmato!